chiaramente avevamo rotazioni limitate con chiaramente l'assenza degli ultimi 2 giorni di Traini, che venerdì purtroppo si è bloccato col ginocchio, e ancora una settimana di allenamenti molto difficoltosa con Nobile che si è andato solo venerdì, e insomma poi sappiamo i noti infortuni che devono recuperare. Perciò questo ci rende felici, perché comunque teniamo dietro Forlì, abbiamo ribaltato la differenza punti e abbiamo dimostrato in una partita sicuramente non facile, una partita dove non abbiamo giocato sicuramente bene, ma che col carattere di nuovo l'abbiamo portata a casa. Se vogliamo, i primi 2 quarti effettivamente Forlì è stata molto più brava di noi, molto più reattiva, e devo dire che ha fatto canestro anche con costanza. Noi non eravamo così aggressivi come nel secondo tempo, però per esempio Crockett, che ha messo 3 triple, che è diciamo un fondamentale dove non è la sua specialità migliore, per dire che loro erano veramente in palla. Siamo stati bravi a resettarci tra il primo e il secondo tempo, e poi in qualche modo l'abbiamo portata a casa. Purtroppo dobbiamo contare un'altra sconfitta di misura, dovuta soprattutto al fatto che ci sono mancati un po' di elementi. Siamo già corti e ci siamo presentati per gli ovvi motivi che sappiamo, anche senza Vico in questa partita, quindi abbiamo dovuto fare un po' di necessità. Abbiamo avuto anche un pizzico di sfortuna, perché come al solito nel finale sbagliamo tiri aperti da 3 punti. Abbiamo messo in difficoltà giocando piccoli, perché credo abbiamo fatto un'ottima partita a Crockett, mettendoli in difficoltà, ma non basta, occorre un po' più di centimetri, un po' più di massa, e speriamo adesso nell'arco delle prossime settimane di poter schierare appunto Ryan Moroso e avere una squadra un po' più completa, perché purtroppo così questo genere di partite in trasferta si vincono un po' con un po' di difficoltà. Ci aspettavamo della zona, mi sembra un uomo molto duro, però siamo stati secondo me abbastanza bravi, perché a parte qualche tiro forzato abbiamo dato il nostro massimo, abbiamo messo in condizione di tiro più di un giocatore, ha fatto delle ottime scelte. Quindi sono soddisfatto per il lavoro tecnico, però dobbiamo ancora fare molto di più, perché per vincere ci vuole qualcosa di più. Ma guarda, è stato soprattutto il fatto che ho dovuto un po' farlo giocare anche molto da 5, e non sempre riuscivamo ad avere una via libera, perché non hai tante armi, voglio dire, il più basso è marcato uno sempre più grosso di lui. Loro ci hanno sfidato un po' il tiro, e di conseguenza non era facile dargli la palla. Hanno fatto anche loro dei quintetti un po' meno audaci rispetto al primo tempo.